Cambiamo argomento e parliamo di una mostra breve ma intensa, quella che nell'ultimo fine settimana è stata allestita in Villa Gianetti. Parliamo delle radio dagli anni 20 agli anni 70. Vediamo. Sì, dai. Ok. Mostra di radio dalle più disparate delle epoche più lontane qui a Saronno in Sala del Bovino di Villa Gianetti. Sindaco Fagioli, cosa ne pensa di tutto questo splendore? Ma innanzitutto ringrazio l'associazione Tramvai che ha permesso tutto questo. Poter portare a Saronno una mostra dove si va a raccontare la storia della radio, quindi il primo mezzo di comunicazione di massa, e poter mostrare alle nuove generazioni quello che è stata tutta l'evoluzione delle radio dagli anni 20 fino agli anni, a fine anni 70, credo che abbia un valore storico inestimabile. Ecco, sindaco, l'abbiamo vista molto interessata, ha fatto anche un tour con un esperto appunto del settore che potesse spiegare ogni singola caratteristica di queste radio. Ce n'è una in particolare o un gruppo di radio particolari che le è piaciuto? Ce n'è qui davanti a me una che ha una selezione a tamburo molto, molto particolare e devo dire che non l'avevo mai vista prima. Poi ci sono anche molte altre radio che ho potuto vedere quando ero bambino a casa di parenti, di nonni. È importante riproporla magari in futuro una mostra di questo tipo? Questo ovviamente dipende dalla disponibilità dei proprietari delle radio che gentilmente le mettono a disposizione. Certamente è un tipo di tema che deve essere riproposto. Siamo qui insieme al presidente del Tramvai, Giordano Barbieri, per una mostra molto originale, un racconto di come è nata questa idea e delle soddisfazioni che si potrà prendere nei prossimi giorni. L'idea nasce dal momento in cui vogliamo fare sempre delle mostre un po' particolari, che abbiano anche interesse con il pubblico. Questa volta è nato questo discorso di questa mostra delle radio perché abbiamo un socio che è un raccoglitore di radio, un riparatore, le ripara anche e poi le colleziona. Pensate che questa persona ha più di 700 radio, ma niente ci proibisce di far intervenire anche tutti gli altri, gente di Saronno che ha qualche cosa. Infatti, tra questi visitatori, orca io c'ho una radio così, salta sempre fuori qualcuno. Sarebbe stato interessante portare questa mostra qui fino al prossimo weekend, magari invitando anche qualche scolaresca, non c'è la possibilità.